Benissimo, eccoci qua. Siamo pronti per fare i nostri gnocchi. Quindi abbiamo lessato le patate in acqua fredda, fino a che la porchetta non esce perfettamente dalla patata, e dopodiché le abbiamo spellate. Mi raccomando, le patate per gli gnocchi vanno cotte con la buccia. Adesso, con questo attrezzino semplice semplice, buonasera a tutti, le andiamo a schiacciare. In questo modo, ecco fatto, così facciamo una cosa molto veloce. Vedete? La patata è schiacciata, la potete fare anche nel piatto in questo modo. Ecco, e schiacciamo le nostre patate. Un metodo semplicissimo per schiacciare le patate. Molto veloce, la patata non si sfibra. Ciao Gio! E la schiacciate tranquillamente. Ecco fatto. Abbiamo già fatto, avete visto? Più semplice di così. Ecco fatto. Controllate che siano schiacciate tutte quante bene, se no abbiamo un'altra schiacciatina. Ecco qui. Benissimo, e abbiamo schiacciato anche le nostre patatine. Abbiamo fatto. Dopodiché ci mettiamo un uovo, è sufficiente per questa quantità. Abbiamo messo un po' di farina 00. Mettiamo un uovo e un pochettino di sale, sale un pizzichino, ci vuole sempre. E possiamo impastare. Le nostre spuntature sono quasi pronte, l'acqua sta bollendo, quindi, miei cari signori, siamo pronti. Ecco qua, non ne facciamo tante, facciamo quelli sufficienti adesso. Ok, abbiamo già fatto questo. Abbiamo fatto i nostri gnocchi, l'acqua sta bollendo, i nostri gnocchi sono belli e pronti, come sempre ci mettiamo poco ad impastare. Della farina in eccesso se ci sta. E abbiamo fatto. Ciao Stefe. Generalmente li lasciamo riposare un po', adesso andiamo velocemente e quindi li prepariamo subito. Un attimo, mi pulisco le manine. Controllo il sugo là, gli do una giratina. L'acqua bolle, il parmigiano è pronto. E siamo pronti anche noi. Diamo un po' di sugo. Bene. Il nostro sughetto è pronto. E ci siamo. Prendiamo un vassoietto di legno, ma anche un vassoio normale va benissimo. Prendiamo un po' di farina in modo da non far attaccare i nostri gnocchi e li possiamo preparare. Ecco qua.
basta fare questo semplice, facciamo un budellino. Visto? L'abbiamo già fatto. Questa volta l'abbiamo fatti semplici senza metterci le verdure. La prossima volta li faremo magari aromatizzati in qualche altro modo. Tanto negli gnocchi ci possiamo mettere diverse cose. Ci possiamo mettere il formaggio, ci possiamo mettere le verdure. Possiamo aromatizzare in diversi modi. Abbiamo fatto anche questi. Ci siamo, eh? Ecco qui, siamo pronti. La padella è pronta, il formaggio è pronto, la pentola ci sta aspettando. E voilà, ecco i nostri gnocchi. Ciao Violetta! Ti ringrazio, sei sempre gentilissima. Ci siamo? Ci spostiamo. Eccoci qua. Scusate il mal di mare. Oh, eccoci qui. Il nostro sughetto, bel sughetto è pronto. Lo possiamo anche spegnere. Eccolo qua. Si è tirato. Vedete? Il sugo è pronto. Bene. Nella nostra padella il sugo. Mettiamo una quantità, poi aggiungeremo l'altro. Qui bolle. Qui abbiamo il formaggio. E prendiamo il nostro attrezzino. Possiamo cominciare. Ecco qua. Così. Vediamo. Ok. Aspettiamo che venga la galla. Galla. Ciao Gio. Grazie. Come vengono a galla, i nostri gnocchi li possiamo trasferire nella nostra padella e li andiamo a mantecare. Ok. Lì stanno arrivando, stanno salendo a galla. Come vengono su, li trasferiamo nella nostra padella. Eccoli, eccoli qua. Eccoli che arrivano, eccoli qua.
Ci siamo. Perfetto. Benissimo, li abbiamo presi tutti. Possiamo spegnere l'acqua. Abbiamo messo un po' di sughetto, così li facciamo belli succulenti. Adesso li andiamo a mantecare, dopodiché a fine. Allora, aspetta che mi metto gli occhiali, mi ricordo dove li ho lasciati. No, eccoli. Grazie, Victor. Facciamo assorbire bene il sughetto. Assorbono bene bene tutto il nostro bel sughettino. Eccoci. A questo punto spegniamo il fuoco e aggiungiamo il formaggio a fuoco spento, un po' di parmigiano o pecorino a seconda dei vostri gusti, eh? Il formaggio che più gradite. Eccoli qua. Ci siamo, sono pronti. I nostri gnocchi sono pronti. Grazie Stephen. Prendiamo un bel piatto e ci posizioniamo i nostri gnocchi. Metteremo gli gnocchi ed anche le nostre belle spuntature. Chiaramente qui sono almeno 3 porzioni, eh? Mi raccomando, non sono per una persona sola. Ovviamente ci mettiamo anche le nostre belle spuntature. Un altro pochino di formaggio, che ci sta bene. Bene, e siamo pronti. Abbiamo fatto gli gnocchi, spuntature e salsicce. Vedete che bello? Un bel piatto di stagione, è anche abbastanza economico, ma è gustoso, saporito e adatto a tutti. Benissimo. Anche questa sera abbiamo fatto un'altra ricetta. Vi do un bacio, un abbraccio. Ciao Raiza e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, buona serata a tutti. Ciao.